Benvenuti nuovamente alla Marazza per questo nuovo incontro del festival. Siamo verso la fine, credo. Direi proprio. Ecco, e certo che dopo un mese qualcuno non ne può più di doni, una donazione troppo lunga. Ecco, ma magari qualcosa abbiamo portato a casa tutti. Bene, io non mi dilungo, anche perché ho un'altra cosa sotto. E all'auditorio, quindi vi lascio la parola a Carlo. Noi giovanissimi siamo sempre qua, eh? Questa mattina c'è stato il borgomanese dell'anno e sono stati premiati tutte persone non giovanissime, no? Ecco. Ma soprattutto tutti gente del volontariato. E cosa è venuto fuori? Che siamo tutti di una certa età, questi volontari borgomanesi. Quindi, visto che ci sono dei giovani, non abbiate paura a fare volontari, è bellissimo, perché si ottiene molto di più a dare che a ricevere. E quindi mi permetto di dire, questo è un vero dono. Ecco, chi fa il volontariato, alla fine è molto più contento che non fosse stato pagato, perché tutto pagato è stato pagato poco. Ecco, comunque, quindi invece non essere pagati, ma fare le cose con entusiasmo è una cosa bellissima. Mi rivolgo a voi giovani in fondo, anche perché davvero c'è una carenza della media età, non ci sono, tutti nostri coscritti. Bene, vi lascio e buona giornata. Buonasera a tutti, io ringrazio veramente anzitutto molto il dottor Tacchini per quello che ha fatto per la Fondazione Marazza. Purtroppo ci lascia, ha fatto questa scelta per vari motivi, e però ha lasciato indubbiamente un segno notevole, un cambiamento notevole riuscito a portare, facendo un po' di tutto, facendo sia il presidente sia anche dove è necessario quasi un po' il manuale, no? Manuale. Quindi lo ringrazio e penso che di interpretare veramente il pensiero di tutti facendo di questo ringraziamento. Ok, quest'oggi è. Dante lo metterebbe all'inferno, per viltà fece il gran rifiuto. Quest'oggi è l'ultimo incontro che facciamo del festival. In realtà effettivamente c'è ancora un incontro, come vedete dal programma, che è previsto per il 10 di novembre. Questo incontro è dedicato alle persone anziane, quindi io sono veramente molto dentro nel gruppo, e verrà effettuato presso la Fondazione Pia Culti e sarà una testimonianza che anche le persone anziane vecchi possono essere soggetti di dono e non solo oggetto. Ecco, il titolo è anche, mi pare, accattivante, perché dice ancora una volta con dignità. Quindi tenetelo presente che questo incontro sarà il 10 di novembre alla Fondazione Pia Culti. Ecco. Venendo all'incontro di oggi, come dicevo, siamo alla conclusione del festival e abbiamo iniziato con un antropologo e proseguiamo. Concludiamo con un antropologo, il professor Adriano Favoli. Ecco, la presentazione, come già in altre occasioni, verrà fatta, presentazione del relatore, verrà fatta dai giovani, e quindi poi dopo inviteremo i giovani a fare questa presentazione. Volevo dirvi che, così, una riflessione personale, è stato un festival lungo, però mi lascia qualcosa nel cuore, così, nell'animo, perché effettivamente le riflessioni che abbiamo avuto sono state molte, ma anche molto ricche e piene di stimoli. Quindi così mi sento un pochettino più arricchito da queste sollecitazioni che ci sono venute, e spero che anche per qualcuno di voi abbia portato qualche motivo.
motivo di riflessione. Io intanto vi ringrazio che siete intervenuti ancora dopo queste lunghe giornate di festival, e quindi vi auguro buona serata e buon pomeriggio, e invito i ragazzi a venire per la presentazione del relatore e del contenuto culturale, no? Del tema. Grazie. Bravo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, scaricare un file è condividere, utilizzare insieme uno spazio di lavoro per minimizzare i costi è davvero una forma di condivisione? Il rischio è che il termine condividere sia usato troppo e spesso in modo sbagliato. Oggi pomeriggio siamo qui per capire cosa significhi davvero condividere. Il professor Adriano Favole ci spiegherà come vivere in modo vero la condivisione. In queste ultime settimane abbiamo ascoltato filosofi, sociologi, antropologi che hanno trattato il tema del dono, ma leggendo alcune pagine del saggio La condivisione non è un dono, abbiamo scoperto che anche il dono ha dei limiti, ovvero esso si basa pur sempre sul possesso. La condivisione non implica il possesso e neppure l'obbligo di ricambiare. È quel fare insieme che si svolge all'interno di una comunità. È una sfera in cui non c'è neppure quel grazie che abbiamo visto operare nel dono, se non eventualmente a un noi. La condivisione, infatti, caratterizza proprio tutte le situazioni in cui gli io si dissolvono in un noi. Ma con chi, concretamente, possiamo condividere? È una logica realizzabile solo nelle piccole società o anche in quelle grandi? Adesso lascio la parola a Giulia. Adriano Favole è un antropologo culturale italiano. Si è laureato in filosofia presso l'Università di Torino nel 1994. Ha condotto numerose ricerche a Futuna, in Australia e Nuova Caledonia, studiando i processi acculturativi attivati dal contatto con le società nazionali e approfondendo i temi della formazione e percezione nel mondo nativo, di concetti quali cittadinanza e democrazia. È autore di studi di antropologia museale e antropologia del corpo e della morte. In anni più recenti si è occupato anche di modelli alimentari e biodiversità in Nuova Caledonia. Tocca a me. Sì, tocca a me. Tocca a te. Quasi me ne vado perché ho detto tutto loro. Allora, grazie mille, grazie al Presidente, grazie a Carlo Volta, grazie a Luciano che mi ha portato da Novara, comincio a conoscere qualcuno, ringrazio tutti gli altri senza citare i nomi, ma veramente di cuore di questo invito. Vengo sempre molto volentieri a parlare di dono, perché il tema del dono è stato una delle chiavi anche e degli aspetti più interessanti per quanto mi riguarda delle ricerche che ho potuto fare in questi anni, specialmente un po' di anni fa in Polinesia, dove ho cominciato il mio lavoro da antropologo, andando in alcune isole che erano state quelle nelle quali Marcel Mauss, che tanto è un nome che avrete tante volte sentito, ma poi ci torniamo, aveva scoperto, diciamo così, cioè aveva reso più chiaro, ci ha reso più chiaro che cosa possa significare l'economia del dono e che cosa possa essere il dono. La scoperta, tra virgolette, perché i fenomeni sociali, come dire, gli scienziati sociali non è che scoprono delle cose inedite, ma forse contribuiscono a renderle un po' più chiare, la scoperta del dono da parte di Mauss avviene appunto in alcune società polinesiane, in modo particolare tra i Maori della Nuova Zelanda, dove lui non era mai stato, ma era un grande lettore, e nella Polinesia occidentale, in cui si trova quest'isola che ho avuto occasione di studiare, per cui ho avuto la fortuna di vivere per più di un anno in una società di cui si può dire che, meno per coloro che vivono nell'isola, in buona parte vive un'economia del dono, anche un'economia nel senso ampio del termine, magari poi qualche aspetto di questa ricerca verrà fuori. Allora, visto che è quasi l'ultimo appuntamento, no, io avrei pensato di arrivare al tema che volevo trattare, che è quello della condivisione, arrivarci facendo un giretto un po' più lungo che magari tocca
alcune delle cose che avete sentito in questo festival, provo a cucire un po' alcuni discorsi e poi però soprattutto a discuterne se siete d'accordo. Allora, faccio una breve premessa per arrivare a doni, condivisioni, mercati, eccetera. Io oggi sono partito per venire qui da una piccola stazione che si chiama Stazione Ferroviaria di Trinità Benevagenna, che non so se avete mai sentito. Avevo scommesso di partire da casa mia, che sta a 31 metri per la precisione dai binari, che ho dovuto misurare, e a 50 metri dalla stazione. Poi ho perso un treno a Fossano e così il signor Luciano mi è venuto a prendere, meno male. Però insomma è una piccola stazione di provincia come ce ne sono tante e vi sembrerà un racconto un po' da libro cuore e lo è un po' per certi versi, però io 30 anni fa ho cominciato a fare il pendolare verso Torino da studente da questa piccola stazione e 30 anni fa c'era un ferroviere che la mattina d'inverno accendeva la stufa, cioè, non c'è nell'Ottocento se non so, e accendeva la stufa perché la sala d'aspetto non era attrezzata per i termosifoni. Non so se avesse un contratto, se fosse un dono, se fosse, come dire, un po' volontaristica da parte sua, però accendeva la stufa legna in modo che quando arrivavano gli studenti verso le 7, 7:30 la sala d'aspetto era calda e ci si poteva fermare quei 10 minuti, magari quell'ora, perché se poi il treno nevicava non arrivava, insomma sappiamo come vanno un po' i treni regionali. Ecco, fino a qualche anno fa le sale d'aspetto, esisteva una cosa che si chiamava sale d'aspetto del treno. No, adesso praticamente non esistono più, o sono esclusive, diciamo, per portatori di carta d'oro di Trenitalia o qualcosa del genere. Almeno nelle piccole stazioni le sale d'aspetto non esistono più. A Trinità la sala è stata restaurata, chiusa, a chiave. La chiedere la chiave in comune eventualmente, ma nessuno la chiede, quindi è come una specie di sala musealizzata chiusa. E una volta le sale d'aspetto erano dei luoghi abbastanza frequentati e le sale d'aspetto assomigliavano un po' diciamo a delle piccole società, a quello che gli studiosi di scienze umane a fine dell'Ottocento chiamavano le società, per contrapporle alle comunità. Le comunità, la nozione di comunità fa riferimento più a delle persone o per parentela, per vicinato, vivono insieme, si conoscono, rapporti face to face. Le sale d'aspetto erano un po' come delle società, no? Dove le società sono degli assembramenti di persone che si conoscono magari, ma non hanno quella frequentazione così densa come in una comunità. Scriveva, concedo questa citazione, fine Ottocento, Ferdinand Tönnies, uno dei fondatori delle scienze sociali, diceva così: la teoria della società muove dalla costruzione di una cerchia di esseri umani, un insieme di esseri umani, che come nella comunità vivono e abitano pacificamente uno accanto all'altro, ma che sono non essenzialmente legati, ma essenzialmente separati. Cioè la società è fatta di persone che non hanno delle ragioni, tra virgolette, naturali per stare insieme, no? Perché non vivono necessariamente in prossimità, non sono parenti, non hanno necessariamente, ma stanno insieme. Stanno insieme in un modo un po' diverso dalla comunità. Ecco, se la comunità è un po' più vischiosa e avvolgente, potremmo dire così, le società per un lato slegano gli individui, siamo liberi di costruire o non costruire società, li invita a collaborare magari perché svolgono ruoli diversi, no? La caratteristica definizione di società è persone che facendo cose diverse hanno bisogno o si trovano bene a stare insieme. Emil Durkheim, poi non vi torturerò con nomi, ma uno dei fondatori delle scienze sociali usava questa parola solidarietà, che poi ha preso delle altre traiettorie, ma la solidarietà era per lui era il modo di definire il collante che tiene insieme le persone. Anche quelle che sono, come dire, non sono molto prossime, ma trovano delle ragioni di stare insieme, no? Un po' come noi che
Quindi poi ci dissolviamo come piccola società, non siamo veramente una comunità, beh, voi sì come associazione, ma tutti noi che stiamo qui siamo persone che vengono di qua e di là, hanno una ragione per un'ora, due ore di stare insieme, no? In effetti i primi scienziati sociali, che fossero sociologi, antropologi, erano molto appassionati da questo tema, cioè come diavolo e perché diavolo stiamo insieme, no? Che cos'è che ci tiene legati? Allora, la società ha, per esempio, trova nella divisione dei ruoli, che è un classico tema, no? Una delle ragioni di stare insieme, ma poi si dà istituzioni che tengono insieme, credenze, simboli comuni, un'idea di futuro, che vogliamo costruire qualcosa, degli spazi condivisi dove stare, dove ogni tanto stare insieme. Vado a un'altra stazione, oggi parto per stazioni. La stazione di Savona, invece, Savona la conoscete, a Torino, so che è la stessa linea di Trinità Benevagenna, che però è un po' piccola, invece Savona la conoscete. Bene, dove un tempo c'era la sala d'aspetto della stazione di Savona, oggi un anno fa, questo episodio si riferisce un po' di tempo fa, ma non so se sia cambiato. C'è una sala dalle pareti di vetro, però schermate da pannelli interni, dove c'è scritto Welcome, ed è una sala per slot machine, dove si può giocare alle slot machine. Un cartello rosso avverte che si tratta di uno spazio riservato ai maggiorenni. Ecco, la scomparsa delle sale d'aspetto a favore di un locale per slot machine, in cui singoli individui si giocano la fortuna, eventuale fortuna o sfortuna, mi sembra una bella metafora un po' del tipo di mondo in cui ci troviamo, almeno una parte, insomma, ci troviamo a vivere. È un po' una metafora dell'ambiente in cui ci troviamo a muoverci. Allora, qualche tempo fa, in un articolo che avevo scritto per il Corriere della Sera, mi chiedevo se forse potremmo dire che viviamo in una non società. Marco Gé parla dei non luoghi, no? I non luoghi di Marco Gé sono gli aeroporti, le grandi superfici commerciali, tutti i parchi giochi, tutti un po' uguali a se stessi nel mondo, che si danno la parvenza di luoghi, finti giardini e così via, ma che non sono veramente dei luoghi con una storia, con un tessuto storico alle spalle. Ecco, delle volte ho un po' l'impressione da antropologo che viviamo in una non società, dove le cornici istituzionali sono indebolite da tanti fattori, sfiducia, corruzione, guardate con sospetto più che con critica, no? Sono due cose diverse, il sospetto e la critica, no? Noi, la politica, il mondo delle istituzioni lo guardiamo ormai sempre più solo con il sospetto. Simboli condivisi traballanti cui non ci identifichiamo granché, e poi soprattutto il dilagare dell'individualismo. Sempre per stare sui treni, 30 anni fa salivi su un treno e la gente leggeva il giornale a seconda dei territori, noi, la stampa mantiene il primato di giornale più diffuso in provincia e forse credo anche a Torino, con Repubblica sarà lì. I giornali criticabili di parte, tutta l'analisi del sospetto che vogliamo fare evidentemente, però i giornali avevano un po' una funzione in qualche modo unificante di una società, perché l'esposizione delle notizie comuni costringeva un po' ad un qualche tessuto sociale. Oggi prevalentemente sali in treno, la gente guarda Facebook, WhatsApp. Dico subito che sono un utilizzatore di social, quindi che credo che il progresso dei mezzi di comunicazione non ha in sé nulla di spaventevole, ma il problema di molti di questi mezzi è che costruiscono delle reti centrate solo sull'individuo. I miei amici, gli amici Facebook sono i miei amici, non è un gruppo davvero, no? In antropologia si diceva, per dire quella cosa lì, si usava una parola, antropologia della parentela, che è il parentado, che sono tutti i parenti che tu hai ma guardando te stesso, che non sono gli stessi di tua madre, di tuo padre, neppure di tuo fratello quando si sposa, no? Sono autocentrati, no? I gruppi Facebook non sono davvero dei gruppi, sono dei parentati, tra virgolette, no? E
attraverso questi mezzi passano delle notizie, dei messaggi, però si fa più fatica a tessere delle relazioni. Allora, volevo arrivare un po' qui, in realtà, in questa premessa, poi per cominciare, che mi sembra che, a differenza di quanto spesso si dice, nel nostro mondo non è tanto la comunità a essere in crisi, perché le comunità continuano a esistere, comunità di vicini, comunità di parenti, forse indebolite, forse su questo possiamo rifletterci tanto, però a me sembra che la società sia ancora più in crisi. La società intesa, come diceva Tönnies, insieme di individui che non sono naturalmente, diciamo così, portati a frequentarsi, no? Non è la comunità di villaggio, non è il quartierino di Trinità dove più o meno tutti si conoscono. La società è una cosa che deve stare, se vuole, deve stare insieme, ma con degli altri tipi di legami, no? Che non sono solo quelli di prossimità. Cioè noi facciamo fatica a fare società, a costruire società. E allora qui, insomma, autorevoli pensatori che ci hanno detto questo, la solitudine del cittadino globale di Bauman, no? Oggi sulla stampa c'è un'intervista ad Alain Touraine, che è uno dei decani della sociologia francese, che ormai ha più di 90 anni, Alain Touraine, che continua a scrivere libri anche molto belli, e che ha scritto un bel libro, La fin des sociétés, la fine delle società. No? Cioè, siamo in un'epoca di fine della società, cioè mancano gli stimoli, gli strumenti per costruire il sociale. Delle volte sono anche delle profezie che si autoavverano, e non a caso, no, una delle svolte della nostra epoca neoliberista, come qualcuno dice, no, fu la figura anche di Margaret Thatcher, che cosa disse? Una delle prime suoi celebri discorsi disse: "There is no such thing as society." Non esiste una cosa chiamata società. Esistono individui, no, che si legano insieme attraverso istituzioni, mercato soprattutto, ma non c'è la società. There is no, andate a rivedervi questa famosa frase di Margaret Thatcher. Ecco, allora, cosa succede se non esiste più la società? Ci sono degli antropologi che hanno esaminato dei casi come questi. Negli anni 70, Colin Turnbull, uno studioso di pigmei dell'Uganda, va a studiare, una ricerca anche molto contestata, va a studiare una società piegata da una carestia, da ricorrenti carestie, siccità, mancanza di cibo, no? E scopre una società in cui domina fortemente quello che noi chiamiamo l'homo economicus, cioè al centro di quello che resta della vita sociale c'è l'interesse dell'individuo, al punto che dice persino i bambini ad una età molto piccola, 4-5 anni, sono abbandonati dai genitori, no? Vengono lasciati, persino quel legame si interrompe, ognuno cerca come può di portare a casa qualcosa da mangiare. È il compimento dell'homo economicus, cioè che agisce in base alla motivazione dell'interesse personale in una situazione di fortissima crisi, no? In cui non rimane che l'interesse, la competizione per le risorse, e rimane al centro l'idea delle risorse scarse, no? Che diciamo caratterizzano questa società. Allora, non siamo gli IC dell'Uganda, noi non siamo a questo punto. Ci sono tanti fenomeni, io non sono una persona che ha una visione così fosca e cupa del nostro mondo. Noi nostro è anche il mondo della crescita dei diritti dell'uomo, dell'essere umano e del cittadino, della rinascita dei popoli indigeni. In questi giorni si parla di Canada, di aborigeni australiani, di nativi americani, no? Sembravano scomparsi dalla scena. Oggi queste società tornano a manifestarsi a manifestare forte la loro voce. Siamo la società delle sperimentazioni di economia solidale e sociale, del dono e del volontariato, è il tema di questa, no, di questa rassegna. Riflettiamo sulla ricerca di nuovi indicatori di ricchezza alternativi,
La sobrietà, l'abbondanza frugale, come alcuni dicono, torna ad essere temi importanti. Insomma, poi vedremo anche più avanti, vi farò alcuni esempi di movimenti in Francia che lavorano sul dono, sulla condivisione e che stanno avendo un certo successo. Bene, però questa premessa, questa premessa voleva dire, voleva aprire la strada a un discorso di questo tipo, cioè perché facciamo fatica a fare società e come si fa a fare società? Perché questo è un punto importante per gli esseri umani, direte scontato, banale, però forse, ma forse dobbiamo ogni tanto rifletterci. Le società non sono affatto naturali. L'uomo non vive affatto naturalmente in società, potrebbe vivere fuori dalla società. E se la società non è un dato naturale, bisogna ricordarsi ogni tanto che ci vuole un sapere del costruire società, ci vogliono pratiche, anche pratiche di tipo artigianale, no? Come buoni artigiani, diceva Lévi-Strauss, gli esseri umani sono dei bricoleur del sociale. Bisogna costruire, inventarsi nuovi modi di fare società, perché cambiano i termini. Una volta vivevamo in contesti nazionali dove, insomma, il termine di fare società era uno, no? C'era uno Stato che, insomma, provvedeva in gran parte a fare società. Gli spazi del sociale, diretti o indiretti, passavano attraverso i centri, no? La governamentalità, come dicono alcuni. Attraverso lo Stato passavano snodi, no? Del fare società. Poi gli Stati si sono indeboliti, gli Stati si spezzano, lo stiamo vedendo, gli Stati sono attraversati da forze globali che passano come dei rubli compressori, infischiandosi di leggi locali, di tassazioni, no? Tutte cose che conosciamo bene. Allora, in un'epoca nuova bisogna, secondo me, ed è qui l'interesse di tornare a frequentare temi come quelli che avete esaminato in questo festival, tornare a interrogarsi su cosa sono i legami sociali, che tipi di legami sociali abbiamo a disposizione. E allora forse non è inutile, no? Anche appunto tirando un po' le somme, forse, riprendere alcuni tipi di legami sociali. Cioè, com'è che gli uomini stanno insieme? Domanda classica, inizio delle scienze sociali, fine dell'Ottocento. Cos'è la solidarietà? Perché e come si diffondono delle rappresentazioni collettive che ci tengono insieme? Allora, si potrebbe provare a sintetizzare quattro tipi di legame sociale. Ce ne saranno di più, è una, tutte le classificazioni sono sempre un po' arbitrarie, no? Tengono finché tengono, ma sono anche però delle tracce di discorso che fanno un po' di semplicità nei nostri discorsi. Allora, uno dei legami, una delle forze del legame sociale, senza dubbio, sono i mercati. Adesso mi direte, partire dai mercati. Il mercato, storicamente, nella storia dell'umanità, il mercato è un collante sociale della società, non della comunità, come dicevamo prima. I mercanti hanno legato etnie, società, nazioni che non comunicavano granché. I mercanti sono stati i classici passeur culturali, no? Le merci che vanno dall'Africa subsahariana fino alla costa, le stoffe, le sete che percorrono la via dalle Indie fino a noi, i romani che portano... staremmo a fare mille esempi. Il mercato, di cui io personalmente non ho una visione, di un luogo diabolico, niente affatto. I mercati, non so se Aime si era soffermato, un grande studioso di mercati africani, Marco Aime, il mercato è una forza meravigliosa per unire le persone, no? Tutti abbiamo bisogno di qualcosa e da questa scarsità, che non a caso e alla base della ideologia economicista di mercato, ci leghiamo ad altri che ci possono procurare delle cose che ci servono in cambio di qualcos'altro. I luoghi del mercato sono i luoghi del libero scambio,
della coltivazione dei propri interessi personali o familiari o di gruppo, più o meno ristretti, è luogo della domanda e dell'offerta, è luogo per eccellenza della scarsità. Dove non c'è scarsità non ci può essere mercato, perché non ci sarebbe domanda e di conseguenza neanche l'offerta. Allora, è difficile trovare una società che non abbia utilizzato i meccanismi del mercato in un modo o nell'altro. Utilizzando il baratto, ecco, il baratto non è, e questo magari poi cito, il baratto non è all'origine dell'economia, come molti dicono. L'origine dell'economia c'è probabilmente la condivisione a cui arriviamo. Il baratto è una forma di mercato che si basa sul fatto di uno scambio diretto senza un mezzo monetario. Il baratto avviene con la logica dell'interesse personale, della massimizzazione del profitto, eccetera, eccetera. Bene, niente di nuovo sotto il sole. Una seconda forma di legame sociale che tiene insieme la società è quello che Karl Polanyi, un grande studioso di questi fenomeni, chiamava la redistribuzione. La redistribuzione per molto tempo l'abbiamo identificata noi con lo Stato. Lo Stato è un classico esempio di forza di redistribuzione. Un potere centrale, un potere politico, una capacità organizzativa tale da costringere, invitare, sedurre, delle volte, le persone a contribuire al bene comune attraverso la raccolta e poi la redistribuzione dei beni. È una forza, questo secondo tipo di legame sociale, che si basa su norme scritte, codici scritti, codici orali. In realtà la redistribuzione la troviamo anche in Polinesia, per dire, nella Polinesia tradizionale e classica, dove l'emergere di una figura di potere centrale, i capi, i classici capi polinesiani, ha portato con sé l'organizzazione di tutto un insieme di riti redistributivi che esistono anche oggi, seppure molto trasformati da un insieme di fattori. Anche questo è stato un tema della mia ricerca, poi se avete delle curiosità ci torno volentieri, no? Grazie alle sue capacità e di potere e di fascino e di carisma, il capo polinesiano è una figura di redistribuzione, e la redistribuzione cuce insieme di nuovo un po' le persone. Poi arriviamo velocemente al terzo tema, che voi avete esplorato in lungo e in largo, quindi non mi soffermo più di tanto, che è quello del dono o reciprocità. No. Allora, qui purtroppo sul dono, cioè purtroppo, fa parte, come dire, fa parte giustamente del nostro confrontarci l'ambivalenza di alcuni concetti. Cioè, il dono è una nozione preziosa per capire il legame sociale, che ha indotto però anche un po' di confusione sulla sua natura. Allora, facciamo un rapido salto a un centenario, tra un po' sarà il centenario della pubblicazione del saggio sul dono, no? Da parte di questo antropologo Marcel Mauss. Allora, Marcel Mauss si avvede, intanto guardiamo il fenomeno e poi ci diciamo una cosa sulla parola che ha scelto. Marcel Mauss si avvede di un fenomeno studiando polinesiani, antichi romani, diritto tedesco, cioè erano questi intellettuali di inizio Novecento che avevano queste culture enciclopediche, no? Leggevano un po' di tutto, mettevano a confronto, intellettuali da tavolino, come si dice, ma possiamo usare questa espressione anche in un senso positivo. Allora lui, leggendo tutte queste cose, si rende conto che molte società non praticano come economia dominante quella del mercato, prima tipologia, neppure la seconda, la redistribuzione, ma applicano un terzo tipo di economia che è basato su una forza misteriosa che Mauss voleva cercare di capire, che è la forza che ci costringe a dare, lui diceva così, che ci costringe a dare, che ci obbliga a ricevere e che ci spinge a ricambiare. La triplice legge del dono o reciprocità, reciprocità, parola che non usiamo comunemente, quindi ci viene meno facile usarla, però dà di più l'idea di cosa voleva dire Mauss, no?
Moss diceva, in alcune società non compri le cose, neanche te le dà lo Stato o ti vengono... No, ce l'hai se ti inserisci in un flusso di scambi che è fatto di questi tre momenti. No? Allora, vi racconto con un episodio il mio impatto con una società del dono. No? Io sono arrivato in Polinesia la prima volta nel 96, convinto di andare in una società esotica, lontana, in cui tutto doveva essere diverso da come me lo aspettavo. Non era così, è spesso l'esperienza degli antropologi, no? Società tanto cristianizzata da 150 anni, dove circolavano molte merci di quelle che avrei trovato sotto casa, come la Nutella, per esempio, è stata una delle prime scoperte. E dove la gente era un po', è un popolo di orticoltori, e quindi dopo cominci dopo a scoprire un po' gli spazi della differenza, ma certamente c'era un forte dialogo, osmosi con il mio mondo. Però c'erano alcune particolarità. Per esempio, una emersa è quando io, stanco di una dieta, io vivevo in una famiglia generosissima che evidentemente con me condivideva quello che la famiglia mangiava di solito, e cioè sostanzialmente riso indonesiano e polli congelati che venivano dalla Nuova Zelanda, che era il mio cibo quotidiano nei paradisi della Polinesia, no? Che uno dice pesci, tartarughe. Allora, un po' stanco di questa, anche un po' affaticato del riso, perché il riso è molto, io mi piace molto il riso, ma provate a mangiare 30 giorni di riso, cioè ci sono alcuni effetti collaterali, no, che, su cui adesso non mi soffermo. E allora, io sono un grande consumatore di verdure, quindi una cosa che mi mancava veramente tanto erano le verdure. Ora, anche accontentandosi di qualcosa che non fosse verde ma assomigliasse alle verdure, perché Polinesia, diciamo, il verde né esiste tanto né è apprezzato particolarmente. Allora avevo chiesto ad alcune persone se mi vendevano alcune di quelle meravigliose tuberi che si chiamano taro e igname, sono degli amidacei che somigliano a delle grosse patate, non nel gusto ma nell'aspetto, e che crescevano dappertutto sull'isola. Quindi insomma, la mia famiglia era in realtà lui faceva... consigliere, insomma un politico, e quindi non aveva granché tempo a coltivare i giardini, la moglie neppure, quindi loro non consumavano granché, non ne avevano a disposizione. Ah, chiedo ad alcuni vicini, lo chiedo un paio di volte e ogni volta che lo chiedo le persone si mettono a sorridere, ridono, come dire, ma questo qui vuol comprare delle patate, ma si può essere più stupidi, avranno pensato, non so che cosa avranno pensato di me, però scattava una risata. Poi io dicevo, ma come sarebbe dire? Io, insomma, voglio dire, posso... Allora, qual era il problema della risata che suscitava tutto ciò? Era legata al fatto che questi tipi di prodotti, localmente, circolano attraverso la logica del dono, non dell'acquisto del mercato. Difatti, quello che capitava è che il signore si metteva a ridere, dopo io andavo a casa, due o tre giorni dopo la mia... ospite mi diceva, guarda che è passato uno, ha lasciato un borsone di taro per te. Io, come ho lasciato un borsone di taro? Chi è che mi ha lasciato? No? Ed era quella persona a cui io avevo chiesto, la quale ragionava sulla mia desiderio in base ad una logica che non è quella del mercato, ma è quella della reciprocità. Cioè, non si comprano, non c'è un prezzo. E soprattutto non c'è un dare immediato e ricevere immediato. Non è un caso di ipergenerosità polinesiana. Questi polinesiani non sono particolarmente generosi rispetto ad altri, sono come tutti gli uomini, chi più approfittatore, chi più generoso. Il messaggio che mi veniva dato era che queste cose circolano in un altro modo. Se io volevo inserirmi in quella rete sociale, avevo una possibilità, fare un controdono. D'altronde, quando noi riceviamo qualcosa ci sentiamo, quando glielo restituisco questo dono? Qualcuno che ci fa un dono un po' improvvisato, e quando lo restituisco? Ma mi ha un po' spiazzato questo dono. E con quanto devo restituire? Ecco, bella domanda. La gente mi cominciava a invitare a delle feste a Futuna, ben presto, subito dopo il mio arrivo. Non è difficile inserirsi in quei tessuti sociali, anzi.
E in Italia le feste, e io dicevo, ma va bene, io vado alla comunione del primogenito di Soane o di qualcun altro, e dico, però tutto il giorno lì a mangiare, cioè devo fare proprio l'occidentale approfittatore, che cosa? E allora la mia famiglia dice, oh, no, non c'è problema, porta una busta, un envelope, in francese, parla francese tutto. Dico, sì, una busta, ma una busta dentro cosa ci metto? No? Dice, beh, del denaro ovviamente, no? Dico, del denaro, e quanto devo mettere? Dice, fa lo stesso. Dico, ma fa lo stesso. Io, dicevo, la mia borsa di dottorato era la bellezza di 1.080.000 lire, che con cui, come dire, anche ci vivessi proprio allegramente in Polinesia, e quindi, insomma, e quindi non era lo stesso per me. Per me che continuavo a stare all'interno di una mentalità più propensa alla logica del mercato. Non è lo stesso. 5.000 CFP, che è la moneta locale, franco del Pacifico, quindi diciamo 50-60.000 lire o 6 o 600, è la stessa cosa, no? Però aveva ragione lei che diceva fa lo stesso nell'economia del dono. Perché fa lo stesso? Perché dipende dal tipo di legame, dalle tue possibilità, dalle tue capacità, dall'investimento nel futuro. Se lui è un tuo nipote, magari è l'unico nipote che hai, ma non fai fatica a mettere nell'envelope 600 euro se ce li hai, se te lo puoi permettere, no? Ma perché è un legame che tu dici durerà persino oltre le generazioni, perché i miei figli staranno con i suoi figli. Volete che non ci investa in una relazione del genere? Se tu passi di lì per caso e dai 5 euro, la gente non è che dice ah, ha dato 5 euro. Dipende. Non hai creato gran relazione sociale, ma dipende dalla tua generosità la risposta. Ecco la chiave del dono. Moss, dopo rifletti e rifletti, alla fine questa cosa qui la chiama il dono, ingenerando un po' di confusione, perché per noi il dono è anche il dono gratuito, il dono è anche la carità. Invece Moss diceva no, per carità, quella è tutta un'altra cosa. Ecco, per carità, è tutta un'altra cosa, diceva, no, attenzione, io vi parlo della reciprocità. Ci sono società in cui, dice, gran parte della vita sociale ed economica continua a rimanere, a stazionare, lui diceva, nell'atmosfera del dono. Ancora, sono state le nostre società occidentali a fare molto di recente dell'uomo un animale economico. Ancora non siamo diventati tutti esseri di questo genere. L'uomo economicus non si trova dietro di noi, non è l'uomo naturale l'uomo economicus, ma davanti a noi, diceva Moss, con il rischio, lui era un socialista, convinto delle economie e della condivisione. Cioè, l'uomo è stato per lunghissimo tempo diverso e solo da poco tempo è diventato una macchina calcolatrice. Il saggio sul dono di Moss è una citazione che avrete già sentito. Allora, ecco, non è che i polinesiani non capiscono la logica dell'homo economicus. Una volta, in un'altra occasione, vado in un emporio, ce ne sono tanti ormai sull'isola, c'erano molti bambini, vivevo con 10 bambini, allora una volta mi è venuto in mente, e avrò anche fatto male, di comprare delle caramelle. Male perché fa male i denti. E allora vado in questo emporio e c'era scritto una caramella a 2 o 3 franchi, no? Allora dico, ma mi dà quel pacchetto lì, tanto lì, insomma. E la signora, era abituata a venderle singolarmente, non mi guarda in modo un po' strano, taglia il pacchetto delle caramelle piccolissime, le vuota e comincia a contarle, no? Dico, ma non poteva mettere un prezzo? Ecco, questa invece, lei applicava rigorosamente la logica della donna economica in questo caso. Se una caramella costa 2, per sapere quanto costano le devo contare, e poi faccio per 2, e quello è il tuo prezzo. Il prezzo ti inchioda, no? Quello è il prezzo. E anche plasticamente, quando noi sono azioni a cui non facciamo caso, no? Se io vado dal panettiere, classicamente, gli esempi che c'è già da Smith, e gli chiedo 1 chilo di pane, non è dalla sua generosità che mi aspetto che mi dia il pane, ma dal fatto che coltiva il suo interesse, evidentemente. E io gli do immediatamente, pensate come facciamo, no? Anche al supermercato, che uno non sa mai, prendo la busta o gli do la carta di credito, no? Siamo sempre lì traballanti. Perché deve avvenire simultaneamente lo scambio. Non è che dico, senta, io esco, carico tutto in macchina, poi se mai passo a pagare. No, non ci manca. Non è che questo poi è. No, lo scambio economico si basa sulla certezza della transazione, primo.
se non paghi c'è una legge che ti inchioda, se non paghi, la carta di credito è scoperta, ti arriva qualcuno che ti farà pagare. E sull'immediatezza della transazione. La logica del dono è molto diversa. La logica del dono si basa sulla non immediatezza della transazione. Se uno mi porta il regalo di compleanno, io gli dico aspetta che te lo ripago su, non è una bella cosa, no. Se vado da uno, cosa facciamo noi quando facciamo un regalo? Anche questi sono dei gesti che facciamo quasi istintivamente. Il regalo dice, l'hai tolto il prezzo, no? Che classicamente uno a Natale, il libro, 13 euro, scontato 6 euro, figuraccia. Pure hai comprato, pure magari pure su Amazon che c'è un ulteriore sconto. Dice, non si può. Però non è tanto la figuraccia sul prezzo, però è il fatto che tu non ci deve essere il prezzo. Non ci deve, perché fa lo stesso. Perché un dono di un bel libro, che tu l'abbia pagato un euro o 60 euro con la copertina rigida, fa lo stesso. Perché se hai azzeccato il gusto, e quindi che cosa? La relazione con la persona è ottimo, hai fatto un bellissimo regalo con un euro, no? Ecco, questo è il dono, quello che in antropologia noi chiamiamo il dono, cioè quello che Moss, provando a trovare un concetto che fosse diffuso nelle lingue popolari, nelle lingue correnti, non popolari, nelle lingue correnti, chiama, no, le don in francese, gift, eccetera. Ecco, allora io oggi e nella ultima parte della mia relazione volevo provare a, ecco, a riflettere su alcune cose che la logica della reciprocità non dice, non svela, e anche su alcuni problemi che pone il dono, inteso in questo modo, inteso in questo modo di reciprocità. Ancora una cosa, scusatemi, che stavo dimenticando, perché è importante. Mossi il dono lo studia là, Polinesia, Maori, eccetera, però a partire dagli anni 80 del Novecento il dono lo riscopriamo qua, in piena contemporaneità. Gli studiosi del Maus, movimento anti-utilitarista nelle scienze sociali in Francia, e tutta una serie di movimenti, il ritorno e la crescita del volontariato, il dono del sangue, il dono degli occhi, tutte cose che avrete sentito trattato mille volte in questi incontri. Allora, il dono si rivela una faccia nascosta della modernità, una faccia nascosta ma costitutiva della modernità. Non è vero che i polinesiani sono dei conservatori che hanno mantenuto il dono e noi solo mercato. Nella nostra rappresentazione la nostra società è solo mercato, ma quando andiamo a vedere come avvengono i rapporti sociali, scopriamo che questo mondo sta in piedi perché c'è la logica della reciprocità accanto al dono e accanto alla redistribuzione. Se no non sta proprio in piedi, crolla miseramente anche dal punto di vista economico e macroeconomico. Il mercato è un po' la legatura grossa, diciamo così, di questo tessuto che è la società, ma le maglie fini sono fatte dalle logiche del dono e della reciprocità. Non faccio pagare cena a mio figlio o mia figlia e non affitto la tavola di casa quando andiamo a mangiare la domenica. Ecco, quindi volevo dire ancora questo. Però ci sono alcuni limiti, ecco, del dono, alcuni rischi nel dono, che d'altra parte la nostra tradizione ci ha ben evidenziato. La nostra tradizione di pensiero, no? La mela di Eva, il vaso di Pandora, il cavallo di Troia come esempio di dono che inganna. Sono tutti doni pericolosi, sono tutti doni fraudolenti. Moss l'aveva capito questo, diceva, chissà come mai in tante lingue veleno e dono si dicono allo stesso modo. Gift in tedesco è il veleno, o gift in inglese è il dono, no? Questo dono, nella radice della indonesiana, del dono, secondo Moss, si nasconde una radice do o qualcosa del genere, che significa sia dare che prendere. Oh cavolo, questo dono può essere anche un prendere o un dare mascherato. Moss non processa il dono come lo avete raccontato e come lo praticate, come lo pratichiamo nel volontariato, non sta dicendo questo. Sta dicendo che però il dono ha anche dei lati negativi, anche dei, come dire, delle sfaccettature che possono diventare pericolose.
Starobinsky, per esempio, questo libro A piene mani, pubblicato da Einaudi, fa tutta una critica del dono. L'attualizzazione più forte che vedo da, spero, da osservatore della nostra società è, per esempio, la questione dell'accoglienza dei migranti. L'accoglienza può essere un dono molto pericoloso, un dono che schiaccia. Siamo sicuri che i migranti che arrivano qui, se noi diamo loro dei doni, mangiare, bere, dormire, magari avere un telefonino, in futuro ci saranno molto grati di questo? Non è che questo è un dono che schiaccia? E non sarebbe meglio lasciare degli spazi di restituzione e di reciprocità? Perché il dono unilaterale è un dono che schiaccia, è un dono che gerarchizza, è un dono che rende molti di questi giovani in realtà molto, come dire, tutt'altro che grati alla società d'accoglienza, perché sentono di non poter restituire, perché vorrebbero fare, lavorare, contribuire a definire la nostra società, contribuire a creare il tessuto sociale, no? Uno dice, certo, il primo impatto, uno che scappa dalle guerre, che non ha di che mangiare, che sta per morire, che, beh, ovvio che l'accoglienza, no, è una risposta. Ma è l'unica risposta, se ci fermiamo lì, è come tra due persone in cui c'è sempre uno che dona e uno non può mai restituire. È una relazione che schiaccia e crea gerarchia. Moss diceva... Diceva, è attraverso i doni che si stabilisce la gerarchia tra capi e vassalli, tra vassalli e seguaci. Donare qui equivale a dimostrare la propria superiorità, valere di più, essere più in alto, no? E così via. In francese, quando qualcuno ti dà qualcosa, dici merci, che vuol dire sono alla tua mercé, sono tuo schiavo. Dono e schiavitù. Un paradossale mix che alcuni autori hanno esplorato, Georges Bataille, gli eccessi dell'ostentazione del dono, no? Allora, ci sono alcuni spunti problematici, e questo non vuol dire che stiamo buttando via il dono, per carità. Stiamo dicendo che questa logica della reciprocità, dare, ricevere e cambiare, che può essere anche molto competitiva, alcuni esempi di studio degli antropologi l'hanno mostrato, i potlatch, queste grandiose feste dei nativi americani, consistevano in gare di generosità. Si donava a tal punto da diventare poveri, no? Alcuni capi donavano a tal punto da diventare poveri, da distruggere i beni. Venivano buttati via beni molto importanti in mare, semplicemente, per ostentare una generosità. Ecco, il dono... No, il dono arriva fino a questi estremi. Io penso che ci sia, io e un collega in modo particolare, Matteo Aria, che non è qui, ma molte delle cose che dico le condivido con lui, abbiamo provato a spezzare ulteriormente la logica sociale del dono, provando a intravedere una quarta logica, un quarto modo di costruire relazioni sociali, che forse ci aiuta a uscire da certe ambivalenze del dono. Quindi io, chi mi ha presentato ha detto tutto giusto, anzi sono iper contento, salvo che io vi posso insegnare la società della condivisione, no, io non sono capace di insegnare a come condividere le persone. Provo solo a fare un'analisi sociale di alcuni fenomeni, no, appunto sociali. Allora, secondo me... Introdurre una quarta logica ci aiuta a fare un po' di chiarezza. Quindi, mercato, redistribuzione, reciprocità o dono, bene, condivisione. Gli esseri umani stanno insieme anche in un altro, in un quarto modo. C'è un quarto modo di creare legame sociale, la cui parola migliore per definirla, quella che abbiamo trovato, è condividere. Condividere indica tutte quelle situazioni in cui si fa, si agisce, si sta insieme e in cui per certi versi gli io si dissolvono in un noi, no? Che non è solo la somma delle parti, ma che è qualcosa di costitutivo. Ecco, forse noi un po' noi stiamo condividendo in questo momento, no?
Siamo noi per un po', per un'ora e mezza. Se discuteremo saremo ancora più noi, saremo ancora più legati. Ci sono tutta una serie di situazioni nella vita degli esseri umani in cui domina la condivisione. L'esempio forse più chiaro trovate raccontato molto bene in un libro del mio collega Paolo Apolito, che insegna a Salerno e che ha scritto Ritmi di festa. Un libro che mi è sempre piaciuto molto, pubblicato qualche anno fa, non mi ricordo l'editore, ma comunque Ritmi di festa. La festa. Ecco, le feste esistono sostanzialmente in tutte le culture, la nozione di festa, il rito della festa. La festa è il luogo del noi per eccellenza. Eccoci qui a festeggiare un Natale, un compleanno. La festa è un luogo d'abbondanza, anche in periodi di grande povertà. La festa è un momento ristrettissimo, un secondo, qualche istante, però in cui viene abolito il principio di scarsità, tanto per cominciare. Apolito fa l'esempio di Primo Levi e della condivisione della mela, lo ricordate? Primo Levi, giorno del suo compleanno, c'è un momento di violenza nel campo, entra in un grande tubo di acciaio, incontra un suo compagno di prigionia, no? E non mi ricordo se è il compleanno di Primo Levi o di quest'altra persona, ma forse era il compleanno di Primo Levi, e condividono una mela. È un momento di festa paradossale, in una situazione tremenda, no? Ma è un momento che scatena l'idea del noi, è un momento di abbondanza, ce n'è per tutti, è solo una mela, ma tutti quelli che sono lì, ce n'è per tutti. Apolito dice, la festa è il momento dell'abbondanza di umanità. Non ci sono degli io. Magari a monte della festa ci si scambia anche i doni, ma nella festa non ci sono degli io che si scambiano dei doni, neppure questo. C'è un momento in cui appunto ce n'è per tutti, la torta si divide, ce n'è per tutti. La festa è momento di condivisione anche perché di solito concentra musica, danza, cioè quelle momenti di empatia collettiva, in cui sembra quasi che non ci siano più gli io, ma ci muoviamo insieme, ecco di qui nasceva il Ritmi di festa, no? È un momento quasi di abolizione degli io, no? La danza, la musica, l'assonanza dei corpi che vanno insieme, che cantano la canzonetta di compleanno, che so io, ecco, dei piccoli momenti, no? In cui c'è un legame sociale che non è quello del dono. Dono magari sta a monte e anche l'economia sta a monte, qualcuno avrà fatto la torta, qualcuno l'avrà comprata. Sono logiche che si intersecano queste quattro, raramente una società ne usa una sola di queste forze, no? Ecco, la condivisione è un po' questa cosa qui. Marshall Salins, antropologo americano, che ha scritto delle cose molto belle al proposito, dice per esempio il cibo in molte società è un oggetto di condivisione che entra a fatica nei meccanismi del mercato. No? L'esempio che facevo prima è un po' quello. No? Il cibo, dice, ha un valore sociale troppo grande in molte società per avere un legame di scambio. No? Il cibo ci unisce, no? Il cibo tante volte ci unisce al punto che è difficile quantificarne il valore. C'è un altro fenomeno, e qui non ho tanto il tempo di andare a fondo, ma se volete leggervi questo librettino di Salins, La parentela cos'è e cosa non è, una specie di trattatello sulla condivisione. Salins dice questo, dice la parentela non è tale per dei legami naturali. Quindi, associamo la parentela al sangue, alla discendenza, certo ci sono questi elementi senza dubbio, però dice, però se noi definissimo parentela uguale biologia, legami di sangue, lo sappiamo che non funziona, poi ci sono le adozioni, poi c'è il fatto che il matrimonio per definizione è un legame non tra persone che non hanno
condivisione di sangue, non tiene la definizione di parentela in quel senso, no? E su questo gli antropologi, vabbè, ci hanno scritto delle biblioteche. Però Salins fa un passo in più e dice: è la condivisione che definisce la parentela. Cioè, condividi e dunque sei parente. Poi c'è la questione del sangue, delle discendenze, ovviamente, la condivisione di sostanze. Però, se devo trovare una definizione più forte, più onnicomprensiva di parentela, la parentela, lui dice, è condivisione di essere. Tutte le volte che un gruppo di esseri sono legati da questa forma di legame sociale, che è la condivisione, in un certo senso sono dei parenti. No? Il padre che nutre un figlio, o che ha adottato, o che ha avuto da una compagna che lo ha avuto da qualcun altro, per esempio, ma di cui lui è il padre sociale, è padre di quel bambino, noi diciamo, lo ha nutrito, ha condiviso con lui il cibo, per esempio. Non so se siete d'accordo, ne possiamo discutere. Quindi, ribaltata la questione, non è la parentela che definisce la condivisione, è la condivisione che fa i parenti, o non li fa. E quindi, come dire, allora se è così, allora questa condivisione è qualcosa di forte nelle società umane, è un tessuto ancora più fine nel fare società, che è il punto da cui noi eravamo partiti, no? E allora, andando verso una conclusione, la condivisione è una forma di legame sociale che, a differenza del dono, fa a meno di ogni forma di possesso. Non perché siamo davanti a una specie di comunismo primitivo, niente di tutto questo, dove non esiste il possesso delle cose, ma perché nell'atto, magari micro, di qualche istante, qualche ora, un giorno, una settimana di festa, della condivisione, non c'è bisogno di dire mio e tuo, e non c'è, come anticipavano i ragazzi prima, non c'è neanche bisogno di dire grazie in una festa. Siamo tutti seduti ad un banchetto, stiamo condividendo, non è che ad ogni passo diciamo grazie di Cristo, no, ma grazie a noi, diciamo, grazie a noi che siamo qui, quindi, e non si costruisce sul possesso e non si costruisce attraverso la gerarchia o l'indebitarsi a vicenda. Questo sarebbe un altro tema molto bello. Il debito. Noi il debito abbiamo una nozione negativa in genere del debito. No? La società, gli ateniesi, Atene indebitata con l'Europa, con no? Il debito se continua a crescere. Gli studiosi della reciprocità e del dono dicono non è un problema perché il debito e l'essere sempre in debito con qualcuno è una delle forme del legame sociale e la reciprocità è perenne debito. Se tu con un amico ti scambi le cene o i bicchieri di vino quando ti ritrovi, sei sempre un po' in debito l'uno con l'altro. Mai azzerare il debito, d'ora in poi mi raccomando, mai azzerare il debito. Non facciamo i piemontesi che pago io, no! Se uno dice ti offro, prima di tutto accettare la condizione di debito che ti lega alla persona e poi ovviamente non fare neanche gli scocconi, stavo dicendo quello, però Lévi-Strauss diceva, allora, vi racconto questo episodio che Lévi-Strauss, non so se magari ve l'ha già raccontato Jaime, che noi frequentandoci rischiamo di dire a volte stesse cose, però raccontava questo episodio, cioè ci sono due amici che si scambiano un bicchiere di vino, no? Classicamente, mai più visto, andiamo lì al bar qui dove mi ha portato Luciano sotto, un bicchiere di vino e uno dei due paga, dice no pago io, no, stavolta pago io, nel senso di discussioni che vanno avanti per un quarto d'ora davanti alle casse con l'imbarazzo di quelli che stanno dietro, però pago io, basta, pagato. Poi questi due avventori la volta dopo si pagano un altro, si ritrovano, cioè paga l'altro, no? Allora, qui c'è un debito un po' troppo ricambiato, era meglio prenderne due bicchieri in modo che fossero di nuovo in debito, ma vabbè. Però la cosa che volevo dirvi, che diceva Lévi-Strauss, era questa. Da un punto di vista dell'economia formale, dell'homo economicus, protagonista assoluto in discorso della nostra società, quello è lo scambio più insensato che esista al mondo. Cioè, è come scambiarsi un chilo di carote con un chilo di carote.
Ve li vedete, due primitivi che si scambiano un chilo di patate con un chilo di patate. C'è l'economista che dice loro, ma abbiate pazienza, avete sbagliato nei manuali di economia formale e non si può, perché nessuno guadagna niente. Lévi-Strauss diceva, tutti guadagnano tutto in questi tipi di scambi, perché in realtà cos'è che hai guadagnato? Il legame sociale che ti ha tenuto insieme da due settimane fa fino a oggi, no? Il legame sociale basato sulla reciprocità o dono si basa sul debito e sul fatto di non estinguere mai perennemente i propri debiti, perché questo mantiene i nostri legami. La condivisione non ha neanche bisogno del debito, perché è un attimo, è un momento di noi, appunto. Ecco, tanto è vero che, e questo, no? Noi che denigriamo così tanto l'italiano, che vogliamo usare sempre l'inglese, eccetera, eccetera, dovremmo ricordarci che le lingue, l'italiano e lo spagnolo, non il francese e l'inglese, per esempio, hanno dei meravigliosi termini che ci indicano cos'è la condivisione, cioè ci aiutano a capirlo. Sono tutte quelle parole che cominciano con in italiano è un prefisso che indica insieme, noi, non l'io, convivere, una società della convivenza, è una società dove la gente si interseca, si intreccia, non è solo coesistenza, direbbe il mio maestro Remonti, convivialità, mangiare insieme. I compagni sono quelli che mangiano lo stesso pane. Le condoglianze. Provo così tanto dolore che mi metto in assonanza con te, o almeno ci provo, sottraendoti un po' del tuo dolore, assumendone un po' io. Le condoglianze. Il cordoglio, che è una piccola difformità, no? Di suono, ma siamo di nuovo, dolersi insieme. Le grandi categorie della gioia, la convivialità, e del dolore, la morte, le condoglianze, eccetera, eccetera. Fateci caso d'ora in poi alla famiglia linguistica del con qualcosa. Il consenso. Consenso non vuol dire, consenso, decidiamo per consenso, non vuol dire che non si discute, no? Vuol dire che ci mettiamo in un'assonanza tale che prima o poi arriviamo ad un'idea che ci mette, magari al minimo, però tutti d'accordo. Quindi è pieno di termini. Ecco, la condivisione è questa cosa, è un po' questa cosa qui. Allora io chiudo con una riflessione, che la, o meglio, con due, ma veloci, più da discutere che non voglio più di tanto argomentarle e metterle più in discussione. Allora, noi abbiamo uno spettro di relazioni sociali che vanno condivisione, reciprocità, redistribuzione, mercato. Allora, gli studiosi delle società umane, che siano sociologi, antropologi, ci dicono che non sono quasi mai esclusivi di una società questi quattro legami. Cioè, un tessuto sociale si costruisce provando a legare queste dimensioni. Allora, noi viviamo in una società che ha costruito una ipertrofia di uno di questi legami, che non è da diabolizzare, da considerare diabolico, ma diventa diabolico quando il mercato è il principio ispiratore della formazione, dell'università, di settori in cui forse non dovrebbe entrare, persino della vita delle famiglie, della condivisione. Quindi, da un lato si tratta di usare queste leve, dimostrare quanto sono rilevanti per la fabbrica del sociale tutte e quattro queste leve, e dall'altro si tratta, come dire, di fare attenzione a degli usi retorici della condivisione che mascherano l'irrompere del mercato anche nei recessi intimi di condivisione e di reciprocità delle famiglie. Sharing è diventata una parola passepartout, è tutto sharing oggi. Il car sharing, il bike sharing, il co-working, eccetera, eccetera. No? Allora, molti di questi fenomeni nascono dalla riflessione abbiamo dimenticato la condivisione. È utile la condivisione, ed è bene, perché no, che anche la grande economia metta in campo i fenomeni di condivisione. No? Co-working, lavorare insieme, e condivisione, però attenzione,
condivisione non solo perché divido il tavolo e così consumo meno, e questo va bene, di elettricità e di, va bene, tutto ciò va bene, ma il lavoro è co-working e condivisione, come lo stiamo raccontando, se costruisci sul lavoro delle condizioni perché nasca una comunità di condivisione sul lavoro. Però questo vuol dire discutere, vuol dire democrazia, vuol dire diritti, vuol dire tante cose che tante volte sugli ambienti di lavoro non ci sono affatto. Quindi non basta dire sharing per il lavoro, no? Ma oggi sharing è un po' questa parola magica, no? Dove sembra che tutto sia sharing e allora tutto è positivo. Attenzione, diciamo io e Aria, scrivendo questo saggio, attenzione agli usi retorici, perché anche il dono è stato, pensate, la forza che ha il dono nel legame sociale, no? È una forza straordinaria, universale, quanto è stata piegata alla logica del mercato. L'invenzione delle feste del dono, no? Ormai il nostro calendario è punteggiato di feste di qualcuno, e il dono Natale diventa la celebrazione del dono risucchiato dall'economia di mercato, no? Un dono che ne esce talmente trasformato da sembrare quasi una caricatura in certi casi. Ecco, allo sharing rischia un po' di capitare qualcosa di questo tipo, ma lasciamo da parte questo discorso. La seconda e ultima cosa che volevo dirvi è questa: quando parliamo di condivisione e di reciprocità, siamo condannati a parlare di piccole realtà, di cose un po' nostalgiche e marginali? Ecco, io credo di no. Cioè, non dobbiamo fare l'errore di pensare che la condivisione sia una cosa bella per delle società lontane nel tempo e nello spazio, che non hanno capacità di partecipare alle economie di mercato e della globalizzazione e così via. Da un lato, perché la scommessa è articolare queste logiche, non lasciarne cadere nessuna e farle agire in modo come leve in tutta la nostra vita sociale, no? E allora, la democrazia, per esempio, forse che non vive di condivisione, cioè se tu togli i meccanismi della condivisione, proprio quelli lì, trovarsi in piccoli gruppi a discutere, scannarsi tra tre o quattro perché uno un'idea e un altro ne ha un'altra, no? Una volta avevamo, le piccole sessioni di partito, le associazioni che facevano politica, se tu togli quel tessuto lì e della democrazia ti rimane un voto una volta ogni 4 anni, ma che razza di democrazia è? Hai tolto, hai sottratto la condivisione. La condivisione sono appunto i meccanismi del noi, dentro noi si litiga anche, no? Moss diceva l'ideale non è abolire il conflitto, conflitto, un'altra parola del con. Il problema è confliggere senza massacrarsi, diceva Moss, no? Il conflitto è una delle radici del sociale, anche attraverso il conflitto che si costruiscono le democrazie. Però la democrazia ha bisogno di piccoli spazi di condivisione. Tu non puoi abolire i collegi docenti nelle scuole o, come è avvenuto, renderli degli organismi puramente formali, tanto decidono tutti i presidi. Non puoi sopprimere i collegi di discussione nelle università, dando tutti i poteri centralizzati a qualcuno e pensare che la democrazia rimanga in piedi. Perché stai eliminando il motore della democrazia, che sono i gruppi di condivisione. Quindi la nostra idea è un po' questa, cioè attenzione, la condivisione non è quel bel mondo antico dove tutti si volevano bene. La condivisione è un meccanismo che deve tornare ad animare anche le nostre grandi società, senza rinunciare a fare delle grandi società, come dicevamo all'inizio. Se no facciamo solo le comunità. La comunità è un bel concetto, ma di comunità ci si scanna anche però, Di nazioni omogenee dal punto di vista etnico ci si scanna poi, quindi possiamo fare le Catalogne, rifare il regno di Sardegna, per carità, il Veneto, eccetera. Persone più compatte, che condividono di più in un certo senso, però attenzione che le società sono nate anche per mettere fine a queste logiche tribali, no? Ad ovviarne qualche effetto negativo. Quindi, e chiudo, noi pensiamo che ci sia molto spazio per condivisione e reciprocità proprio in mezzo al mondo contemporaneo. Altro che i bei nostalgici
Vecchi Polinesiani di Marcel Mauss. Grazie. Gli applausi che ha ricevuto il professor Favole dimostrano l'interesse e l'entusiasmo che ha suscitato. Adesso passiamo alla fase delle domande. Se ci sono i ragazzi che hanno preparato le domande e vogliono venire, abbiamo molto piacere di ascoltarli e di iniziare con loro. Grazie. Volete andare magari là che c'è il microfono? Perfetto. Lei, nella prima parte del suo libro, afferma che sono state le società occidentali a far dell'uomo un animale economico. Ci può spiegare come avviene questo cambiamento? Forse raccogliamo un po' di così, almeno suggestioni e domande, grazie. Io volevo chiederle come possono fare le agenzie formative, come per esempio le famiglie o le scuole, per educare alla condivisione. Magari dite il nome, per favore. Grazie. Ecco, che così. Tuo nome? Mihai. Sei indiano? No, sono romeno. Ah, romeno. La festa lei l'ha descritta come un regno della condivisione, dove conterebbe principalmente lo stare assieme. Però le nostre feste non sono più così, sono ben diverse. Ci perdiamo, ad esempio, nel vestito, nel regalo, nella musica e nell'arte, perdendo di vista l'obiettivo principale della festa, ovvero condividere un momento assieme. Secondo la sua opinione da antropologo, quali sono altri modi di far festa? Grazie. Dunque, sulla prima, ed era la domanda di Francesca. Ma sì, più che io, non sono tanto io che dico questo del siamo stati noi a fare di questo essere umano un uomo economico, sarà una citazione di Mauss, no? Dove quello che Mauss diceva è che la logica dell'uomo economico non è una logica inventata dall'Occidente, la troviamo come una delle forze costitutive, quello che ha fatto l'Occidente, ma Mauss viveva negli anni 20, se avesse visto quello che è capitato negli ultimi 30 anni sarebbe rimasto sorpreso anche lui, nonostante fosse un po' incline al pessimismo. Cioè, quello che lui ci stava suggerendo era estendere questa logica troppo oltre i suoi confini, no? Estenderla in una direzione tale da distruggere, o più che distruggere, nascondere le altre forze che costituiscono l'umano. E quindi lui, leggendo materiale su queste piccole società, allora queste piccole società, teniamo conto di questo, che a fine dell'Ottocento, ma fino agli anni 50, 60, del Novecento, molti autori erano convinti che tutte quelle società sarebbero sparite nel giro di due generazioni, no? L'idea era che non c'era più spazio, l'antropologia è un sapere che nasce con l'idea che le piccole società stiano scomparendo, non c'è più spazio nella contemporaneità, no? Perché ci sono delle forze che fanno da rullo compressore, e queste forze sono le forze essenzialmente del mercato, no? Ricordate quella frase di Marx che diceva che il denaro è quell'acido che corrompe qualunque logica culturale, no? Le muraglie cinesi che non sono state abbattute con altri mezzi saranno abbattute dalla logica di mercato. Non è tutti questi torti, tutto sommato, da questo punto di vista. No, però aveva torto anche lui nel momento in cui immaginava che questo mondo andasse naturalmente in quella direzione. Invece le cose sono andate magari male per certi versi, sono andate bene per altri. Tant'è vero che queste società che studia Mauss sono ancora là sulla scena contemporanea,
con i loro doni, con i loro mercati, con la loro condivisione. No, quindi io questo tengo a ripeterlo perché alcuni vedono questi discorsi sul dono, la reciprocità, come dei come delle riflessioni anti-economia di mercato. E non è così, perché il mercato è un legame sociale. Cioè ci sono dei legami con altre persone che noi stabiliamo facilmente attraverso il mercato. E non sarebbe una bella cosa una società in cui scompare l'economia di mercato e il legame creato attraverso i mercati, no? Tanto è vero che anche i mercati, quelli fisici sulle piazze, non sono scomparsi nonostante i supermercati, che la gente ama, no? È anche un luogo di socialità. Nei mercati africani si deponevano le armi, erano luoghi di rifugio, luoghi di accoglienza e di rifugio i mercati. Luoghi neutri dal punto di vista della cittadinanza, delle appartenenze anche nazionali. No, quindi il mercato bisogna conservarlo bene. Il problema è quando tutto diventa logica di mercato. Il problema è quando io devo passare gran parte del mio tempo a competere con l'Università del Piemonte Orientale. Ma che senso ha che io faccia la gara? Cioè, se voglio fare delle gare, vado in bicicletta. Non devo scrivere progetti contro l'Università del Piemonte Orientale perché una delle due vince il torneo, come è stato messo in piedi dal governo precedente, il torneo dei dipartimenti di eccellenza. Sono queste cose che a me turbano dei mercati. Non il fatto che ci siano i mercati, ma ci mancherebbe altro. Ma perché all'università devo dare dei crediti? Ti sto insegnando, provando a insegnare delle cose. I crediti sono un'altra cosa. Li esigo dai miei creditori, appunto. No? Uno nasce e ha già i debiti, ma all'università c'hai 180 di debito, devi ancora cominciare, c'hai già 180 crediti da acquisire. Ma è questa cosa qui, no? È il volere accettare solo la logica della crescita economica intesa in quel senso lì, no? Ieri un editoriale, due giorni fa, sul Corriere della Sera, diceva bene, Milano è piena di smog, dobbiamo correre ancora di più, perché correndo produrremo nuove tecnologie, comunque il nostro destino è correre. E va bene, corriamo, ci autodistruggiamo, ci facciamo esplodere tutti collettivamente. Cioè l'homo economicus, se applicato in modo unilaterale, porta a questo, no? Porta a venir meno della reciprocità, del dono, eccetera. Come educare alla condivisione? Non lo so. Direi che il mio lavoro consiste nel provare a rendere ad argomentare il fatto che c'è anche la condivisione. E come educare alla condivisione può consistere nell'analizzare, nel fare anche tutti noi un po' di fenomenologia, come diceva una volta, di analisi della vita quotidiana e vedere, no, quali momenti sono di condivisione, no? Questo sociologo inglese, si chiama Russell Belk, col K, che è l'unico che ha scritto seriamente pochi anni fa di condivisione, no? Ha fatto tutto un lavoro anche nella casa, no? Il tavolo è un luogo di condivisione. La torta, se l'ho ricevuta come regalo, ok, può diventare di condivisione, ma se mio fratello me la mangia mi arrabbio molto, no? Quindi i doni non sono esattamente sempre di condivisione. Il cibo nel frigorifero di solito è un insieme di oggetti di condivisione, ma può anche non esserlo. La maternità, lui dice per esempio, ma molte colleghe femministe non erano d'accordo su questo, lui dice è un po' il prototipo di un'attività di condivisione, perché addirittura sono dei corpi che si condividono, no? L'allattamento come un altro esempio paradigmatico di legame di condivisione, che è talmente stretto che dei corpi che si... Ecco, possiamo forse divertirci su questo. La festa, la condivisione, ma è l'alcol, mi dispiace dirlo, in quantità eccessive, diciamo che può rovinare la festa, come si usa dire. Però in molte società l'alcol in realtà è un attivatore di condivisione, cioè bisogna non abusarne.
E però, come dire, un po' le sostanze di condivisione esistono, il caffè, non a caso prendiamo il caffè con un amico, no? Quindi mangiare, bere insieme con i dovuti limiti, mi raccomando, e magari non guidando dopo, potrebbe essere, però è uno stimolo a condividere. Certo che quelle feste, ma dopo io non voglio fare il moralista perché sono sempre qui attaccato a questi mezzi anch'io. Certo, quelle feste in cui ognuno poi si guarda Facebook per conto suo, ecco, lì non c'è granché condivisione, no? Mia figlia la vede, cioè lei, a volte con le amiche seduti sulla panchina, ognuno si guarda. Ecco, lì si spezza un po' la magia della condivisione. Noi diciamo, cioè lei sta condividendo una foto, forse ingannata dal fatto, dalla parolina, sharing, non a caso, no? I creatori di questi mezzi ce l'hanno messo dappertutto il condividere, no? Ce l'avete voi anche all'inizio. Condivide una foto con un'amica che è magari a un chilometro di distanza e si perde la magia della condivisione con delle amiche che è accanto. La magia, se fa per dire, no, la forza della condivisione. Ecco, allora lì forse bisogna starci un po' attenti, però adesso non voglio fare la parte di quello che fa, cioè, perché anch'io li uso un po', quindi. Bene, grazie. Bravo. Io devo dire che mi è piaciuta molto questa visione integrata e completa tra le diverse valenze che sono in gioco nelle relazioni di mercato, di dono e di condivisione e così via. Ecco, quindi mi pare che sia davvero stato un contributo che completa tutte le altre riflessioni che abbiamo ricevuto negli incontri precedenti. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire con qualche domanda, penso che il professor Paolo sia ancora disponibile. Se non sì, prego, prego. Vieni, così senti. È un preside, Giromini, professor Giromini. No, la domanda è questa. Le quattro modalità con cui lei ha intessuto il suo discorso sono, secondo me, assolutamente condivisibili, anche perché non venate da quel pessimismo che spesse volte noi diciamo, anzi catastrofismo. Io volevo soffermarmi sulla redistribuzione, che se ho capito bene è una funzione molto istituzionale, tra l'altro, insomma, su cui si è basato, non so, per dire, beh, all'estremo, il comunismo sovietico, ma in termini molto diversi le socialdemocrazie europee, insomma, o comunque i partiti socialisti, eccetera. Il fatto che questo populismo oggi sia molto forte, perché adesso poi lei sa meglio di me, non mi avventuro in questi discorsi, cioè vuol dire che questa redistribuzione è diventata così carente da spingere le persone a non condividere più i valori istituzionali, insomma, alla fine una condivisione delle funzioni delle istituzioni. Queste istituzioni vengono viste talmente in modo negativo che alla fine c'è questo distacco, appunto, tra le istituzioni. Non dico la gente, perché è un termine che lavoro, ecco, e le tante persone diverse che compongono la società. Cioè questo fatto della redistribuzione, che era l'essenza poi della socialdemocrazia, anche perché forse non ci sono, non so, dico io, forse non ci sono più mezzi da distribuire, non ci sono più ricchezze, non si produce più abbastanza, non lo so, ecco, ha creato questa forma di contrapposizione netta tra ceti sempre più diversi, eccetera, eccetera, e le istituzioni che avrebbero dovuto redistribuire. Posso una domanda? Ecco, sì, questa è un'osservazione estremamente interessante che mi mette in difficoltà nella misura in cui ci vorrebbe più una persona con maggiori conoscenze storiche di quanto possa essere io. Il punto forse potremmo dire un po' questo, e ci torna sopra proprio stamattina, leggevo, come dicevo prima, questo articolo di Alain Touraine, questa intervista su Tutto Libri della Stampa, e cioè gli stati che fossero orientamento
comunista o liberal democratico, hanno in certe fasi talmente accentuato la logica della redistribuzione, no? Da mettere fortemente in discussione da un lato quelle logiche del mercato, dall'altra però nei regimi comunisti, no? Quelle forze della condivisione, della reciprocità, no? Che in realtà non erano granché contemplate, cioè l'idea dello Stato forte che acquisisce e redistribuisce, e che fa a meno di quel tessuto fine della società. Turin è lì che dice la fine delle società, da storico, sociologo, ma anche con grandi capacità storiche, dice dov'è che abbiamo cominciato a distruggere il legame che ci tiene uniti come società, non tanto come comunità. E lui identifica in uno Stato che si è fatto troppo padrone, no, della redistribuzione, che in un caso ha lasciato spazio al mercato più o meno regolato, nell'altro ha ambito addirittura ad abolirlo quel mercato, però queste due forme, non entriamo, no, nella querela o nelle storie di cui non sono capace, però entrambe le forme hanno finito per indebolire troppo quel tessuto. Cioè non dimentichiamoci il messaggio di Turin che esistono i mercati, gli stati, ma esistono anche quei legami sociali che vanno attentamente preservati, e nel cuore della democrazia c'è questa attenzione al tessuto fine della società, quindi forse in questo senso, no? Poi sui populismi così sono veramente poco attrezzato a spiegare questo crescere. Io per 3 anni, adesso sto per finire per fortuna, sono stato anche vice direttore di un dipartimento di 100 persone, quindi mi ritrovo anche a gestire delle realtà complesse. Lei forse mi ci ha fatto il prestito. Allora, la cosa che mi colpisce, ma qui divaghiamo, ma si può, non può. E anche di alcuni miei colleghi o dell'ambiente sociale in cui viviamo, è che però c'è veramente tanto sospetto e persino un poca critica, cioè quello che viviamo, mi sembra, no? È un'epoca di sospetti, no? E quando il sospetto si slega dalla critica, perché la critica contiene, voglio dire, se critichi devi fare la proposta, che sembra una cosa anche questa populista, no, voglio dire, la critica ha una visione, la critica contiene un orientare. Allora, non puoi prendere questa decisione in giunta, dovevi fare così, dovevi portare quella decisione lì, no? Io ho un po' l'impressione che viviamo in una società invece di perenne sospetto, dove tutto è comunque sospettato, dove i saperi diventano solo poteri, no? Adesso io non lo vediamo oggi, però un altro dei miei punti a cui tengo molto è che i saperi non sono solo delle forme di potere. Perché qui sta passando quest'idea qui, che il sapere è solo una tra le tante forme di potere, e quindi qualunque sapere. Ovvio che qualunque sapere è criticabile, ma la critica presuppone appunto una visione, non presuppone solo il sospetto. Se no, vediamo quello che sta capitando. Anche le conoscenze scientifiche, anche quelle tengono insieme una società, beh, anche quelle sistematicamente le distruggiamo perché sono sospette come tale. Quindi il sospetto va bene, ma come dire, anche quella una certa dose, se no diventa antisociale, e costruiamo questo guazzapuglio di individui isolati in cui spesso mi sembra di vivere, no? anche sul lavoro. C'è qualcun altro che vuole intervenire con qualche domanda? Basta? Sì, allora chiudiamo questo incontro. Ringrazio ancora. Grazie a voi Paolo, che ha condotto questo incontro molto bello. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a tutti.